cose giuste, non mollare nessun pallone davanti, primo, secondo, e questo è il momento di vincere la partita. Qua dimostra la sua bravura Tiago Pulito, perché ha capito il momento, quello che dicevo io prima, che la Lazio dovrebbe cercare di arrivare alla fine del primo tempo sull'1-0, al contrario non ce l'ha fatta fino a questo momento, perché è 2-0, al contrario loro devono cercare di chiudere la partita in questo momento, perché i 5 falli penalizzano sensibilmente la squadra romana. Lazio adesso andrà alla rimessa, ecco, lo fa in questo momento Ippoliti. Fantesele, eccolo qui Fantesele, guardate la sua giocata in velocità, salva però la difesa della Marca, che riparte con Bellomo. Attenzione, superiorità numerica per la Marca, c'è però un fallo su Willem, la spinta c'è stata, Ippoliti si arrabbia, andiamo a rivedere, attenzione, Ippoliti si prenderà sicuramente, attenzione, il cartellino giallo se lo va invece a prendere Fantesele, proprio André Fantesele, 22 anni, però avete visto che giocata da parte di Fantesele, però il... eccolo qui. Sì, c'è fallo, anche se Duarte l'esperienza di Duarte si lascia andare, ma il problema è che aveva preso la posizione col corpo Duarte, contropiede tirato benissimo, lui è partito quando ha visto la posizione contropiede, è partito nello spazio, ha rubato il tempo, ha ammonito anche Ippoliti nel frattempo a Fantasele per proteste, lì non c'è stato niente da fare, purtroppo per la Lazio c'è fallo. Sesto fallo, tiro libero da molto vicino, Bellomo andrà alla conclusione, Chico dovrà fare un autentico miracolo. E dunque da un possibile 2-1 al rischio del 3-0 per la Lazio con Bellomo, adesso andrà al tiro quando mancano 5:51 al termine di questo primo tempo. Adesso però che accelerazione da parte di Fantesele, questo giovane ragazzo della formazione della Lazio, decisivo contro il Pescara nella vittoria della formazione laziale. Ecco, tutto pronto con Bellomo, contro lui Chico, il tiro e c'è la parata, perciò la Marca non riesce a sfruttare questa opportunità. Molto bravo Chico, che ha fintato di andare sul secondo, invece ha chiuso col piede sul primo ed è riuscito in una correzione bellissima. Ancora un angolo con la Marca che rimane lì, Jonas il colpo di petto, torna indietro per Feller, Marca che ovviamente non ha nessuna intenzione di rischiare e quindi può gestire questo 2-0. Ippoliti cerca di ripartire, va a bloccare questo pallone, però il pallone indietro per Bacaro, ancora Lazio con Danieli, il tiro di Danieli però ci mette il piede Jonas, palla che se va in fallo laterale, ancora Lazio con Fantesele, però lui a ricevere Fantesele. Il pressing da parte di Duarte, però c'è il fallo a favore della Lazio che riparte subito con quello qui, il solito Fantasele, palla che si va in fallo laterale, il tocco da parte di Bellomo. Qui ha rischiato tantissimo Danieli, perché mi era sembrato l'arbitro non avesse fischiato, se avesse fischiato il fallo di mano sarebbe stato ancora una volta tiro libero per la Marca. Il passaggio però sbagliato di Ippoliti per Bacaro, che batte le mani, però la palla è decisamente troppo lunga. Sì, ma è difficile far passare la palla sulla parallela col sinistro dalla parte destra, un giocatore come Ippoliti dovrebbe tentare di servire Bacaro con il destro, anche perché la palla va a uscire e naturalmente finisce in fallo laterale. Tanto si ripreparano Nuno per rientrare in campo sul 2-0 per la Marca in questa terza giornata, questo anticipo della terza giornata. Duarte che sta giocando un buonissimo match, Jonas ancora per Nora, scambio per Willem, in verticale per Duarte, attenzione che la Lazio è un pochino scoperta, ancora Duarte per Willem, Nora, Jonas, ancora Nora, movimento al centro, Duarte posizione centrale, deve tornare indietro per Willem, ancora Nora, Jonas adesso, vediamo la velocità di Jonas, guardate l'uscita di Chico, la palla che se ne va in angolo. Sì, spinge la Marca. Sì, l'intensità del giro palla è completamente diverso da quello della Lazio. Una Lazio in chiara difficoltà, non solo sotto il profilo difensivo, ma anche in fase offensiva non riesce a sviluppare grandi azioni perché l'intensità del suo giro palla non è elevata. Ancora, guardate, Duarte per Nora, Jonas. Tanto ci sono ancora degli aggiornamenti, la Luperense vince 1-0 con il Cagliari e l'Acqua e Sapone ha raddoppiato a Napoli 2-0. I risultati che poi andremo a commentare alla fine del primo tempo quando mancano 4 minuti.
e qualcosa di più al termine di questa prima parte di match, di questa terza giornata, anticipo tra Marca e Lazio. Anche in questo caso abbiamo visto come la palla sporca è quasi sempre della Marca, quasi mai della Lazio, segno di un'intensità dal punto di vista del gioco molto alta. Fantesele, il tocco è suo e quindi la rimessa sarà per la Marca. Inquadrato il giovane giocatore della Lazio, Coranora, Jonas. Si fa vedere anche Duarte, dall'altra parte però la palla per Willem, il capitano della Marca. Ancora Duarte, c'è Ippoliti davanti a lui, guarda il giocatore, non guarda la palla. Ancora Duarte, dietro per Nora. Duarte, lo scambio per Nora, bellissima l'azione da parte della Marca, ma ancora Fantasele, guardate la sua giocata, se ne va in velocità però non riesce a servire bene Daniele, la Marca riparte. Sì, e qui ancora una volta la Marca ha dato una dimostrazione di intensità anche dal punto di vista difensivo, sono rientrati immediatamente tutti e Willem è stato bravissimo a coprire la zona di campo per recuperare il pallone. Ancora Jonas sta spingendo la Marca in questo finale di primo tempo, 2-0 il punteggio per la formazione di Thiago Polido. Dunque la Marca sicuramente ritrovata dopo una vittoria e un pareggio in queste prime due giornate. Una Marca che, come prospettavamo, ancora ad altissimo livello come la passata stagione. Ricordiamo che ha perso lo scudetto veramente nel finale di campionato, in quel match combattuto con il Montesilvano. Montesilvano, ricordiamo, campione d'Italia. Jonas ancora, guardate l'azione della formazione della Marca e Fantesele ci deve mettere il piede per mandare la palla in angolo e togliere i pericoli per la Lazio. Qui troppo lezioso Duarte, poteva calciare in porta, ha voluto fare il gol per lo spettacolo, non gli è riuscito, infatti ha chiesto scusa giustamente. Ancora, guarda, doppia ribattuta questa volta Ippoliti a mandare la palla ancora in angolo. Ancora Marca con Belsito. Duarte, lo scambio veloce con Jonas, attenzione, ci mette la palla, però è ancora della tornata alla Lazio con Nuno che è andata a rimettere adesso a giocare questo pallone proprio con Fantesele. Attenzione lo scontro di Nuno con Jonas, però non c'è stato fischio arbitrale. Fantesele, lui a portare palla, di fronte a lui c'è Duarte, cerca di andarsene, forse fa troppo da solo questo giocatore, sicuramente bravo ma a volte. Attenzione, la grande giocata da parte della Marca, palla che va sopra la traversa, ancora 2-0 a 2 minuti dal termine di questo primo tempo. E qui Nuno sta cercando di dare una scossa ai compagni, sta cercando di accendere una partita opaca da parte della Lazio. Guardate, sì, Nora. Sì, qui Nora ha veramente fatto una gran cosa da lontanissimo. Anche visto, se Chico stava controllando. Ma l'ha un po' sorpreso in avanti, poi dopo chiaramente il pallone è finito fuori. Duarte sta facendo una grandissima partita, Duarte e Nora su tutti secondo me, anche Willem, ma sta giocando bene tutta la Marca. Hai visto quanto la panchina sta curando Duarte per farlo tornare al più presto in campo, una grande prestazione per lui in questo primo tempo. Ancora Nuno, adesso uno contro uno con Jonas, vediamo, spalla alla porta, arriva Bellomo, raddoppia la marcatura, perciò è costretto il giocatore della Lazio a far ripartire Ippoliti, non sa chi dare la palla, la dà di nuovo a Nuno. Bacaro che finora si è visto pochissimo in questo primo tempo. Ancora Nuno, il taglio in orizzontale per Ippoliti che perde però il pallone, Bellomo che fa ripartire, vediamo, Jonas, se ne va Jonas, il tiro, la ribattuta molto bene da parte della difesa della Lazio. Ancora Bacaro, passaggio però troppo in anticipo per Ippoliti, palla che se va in fallo laterale. E qui Jasson, autentico miracolo difensivo, perché Jonas aveva dribblato nettamente il proprio avversario, è andato a calciare a 6-7 metri dalla porta centralmente, è stato bravo Jasson a porre il corpo. Ancora Bellomo indietro per Belsito, guardate, cerca di fare pressing Bacaro, ancora però con Belsito, riparte da lì Jonas, ancora per Bellomo, lo scambio tra i due. Cambi velocissimi nella Marca. Sì, è proprio la differenza di intensità nell'attacco che fa in questo momento il risultato della partita. Ancora Bellomo va a cercare Jonas e lo trova, di fronte lui c'è Ippoliti, attenzione, uno contro uno, cerca di andarsene, attenzione però Jonas, però Ippoliti, attenzione che è già munito Ippoliti, viene richiamato, ma vengono richiamati tutti e due i giocatori, un po' di spintoni.
Però ha ragione Ippoliti, perché lì è stato ammonito per simulazione nella precedente occasione Danieli e secondo noi non c'era. Qui se l'arbitro vede simulazione deve ammonire. Anche qui lo stesso discorso che era stato probabilmente per Danieli Ippoliti. Siamo negli ultimi 40 secondi del primo tempo. Ancora Nuno. Ippoliti, Nuno. Jasson. Ancora Nuno. Negli ultimi 29 secondi del primo tempo. Ippoliti deve partire da dietro, fa molto pressing, cerca di tenere la squadra alta. Thiago Pulido, e fa bene. La Lazio non riesce a trovare spazi con Ippoliti. Attenzione, un fallo di Nuno su Jonas, e c'è subito il fischio da parte dell'arbitro. Vediamo qua Nuno, attenzione, vediamo. Sì, c'è la spinta per far passare Ippoliti, l'arbitro la vede, fischia un fallo sciocchissimo a 16 secondi alla fine, 2-0 sotto, possesso palla, adesso c'è il rischio del tiro libero, andrà a calciare Duarte che è un gran tiratore. Stessa situazione di prima, con la possibilità di andare sul 3-0 veramente a un niente dal termine del primo tempo, con la marca già avanti 2-0, guardate lo sguardo di Duarte, è lui che andrà al tiro, 28 anni per questo giocatore, il tiro, e c'è la rete di Duarte, la doppietta per Duarte a 15 secondi dal termine, 3-0 per la marca. Qui c'è stata una grandissima ingenuità da parte di Nuno, non c'è niente da fare, lui ha tentato una cosa che non doveva fare a 16 secondi dal termine. Qui Duarte è bravissimo a cercare l'angolino alto, poi si gira un pochino Chico nell'uscire, per cui facilita anche il compito del giocatore della marca. Riparte dunque la Lazio, certo adesso è veramente pesante il parziale in questo primo tempo. Sono della Lazio in questi ultimi secondi, attenzione, e c'è ancora una simulazione, viene fischiata alla Lazio, a Fornari, e c'è il cartellino. Sì, attenzione, perché non ho visto alzare il braccio all'arbitro, se di seconda va bene, se no è tiro libero, infatti vedo Duarte che si addirittura va al tiro libero. Vediamo cosa... Tiro libero con la possibilità veramente di allungare ancora di più nel punteggio. Ippoliti si sta innervosendo, speriamo che rimanga tranquillo, perché sì, c'è però ancora un secondo tempo da giocare. Permettimi di dire, qui se l'arbitro vede simulazione, infatti, ecco, ha alzato il braccio. Infatti ha alzato il braccio, era un errore, sarebbe stato un gravissimo errore, perché per simulazione non si può dare punizione diretta, ma era punizione indiretta, tant'è vero l'arbitro si è ripreso, fortunatamente non ha commesso questo errore. E dunque siamo veramente a un secondo dal termine di questo primo tempo, 3-0 per la marca sulla Lazio nel big match di questa terza giornata, anticipo, e c'è la sirena, è terminato il primo tempo, come abbiamo detto, doppietta di Duarte e rete di Bellomo, si va a riposo così su questo risultato pesante per la Lazio. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo subito in diretta dalla Pala Mazzalovo di Montebelluna. Torniamo dunque in diretta dalla Pala Mazzalovo di Montebelluna per questo match d'anticipo della terza giornata tra la Marca e la Lazio. Abbiamo detto un match sicuramente disastroso fino a questo momento per la formazione laziale, sotto di 3-0 massimo, una Lazio che si era presentata qui da in testa alla classifica. Andiamo anche meglio della Marca, sta giocando una grandissima partita. Ha approcciato meglio sin dal primo momento, ha aggredito la Lazio, ha attaccato, ha avuto occasione a rete, Chico è stato bravissimo in più occasioni, poi si è dovuto arrendere per i tre gol della Marca, ma vediamo qui un altro passo rispetto per esempio Duarte e Jasson. La differenza è velocità. Chiaramente la forza di Duarte nei confronti di Jasson gli va via nei primi tre passi, ruba due metri, poi scaramenta in mezzo, abbiamo già detto lo sbaglio da parte della difesa Lazio, che sono tutti schierati sulla stessa linea. Qui grande Duarte che sorprende Chico, che fa l'errore di girarsi. Che sta giocando Duarte, veramente.
Non era tempo, non vedevo giocare meritate così bene queste, queste immagini da parte di Roberto Valdata al miglior giocatore fino a questo momento in campo del match. Duarte che sta veramente gestendo questa gara. Intanto le squadre stanno tornando in campo per il secondo tempo. Ecco, secondo te Massimo, cosa deve fare ora la Lazio per provare a riprendere questo match? Se non cala la marca credo poco, credo difficilissimo che possa riprendere questa gara. Io il mio consiglio, tra virgolette, l'avevo dato, la Lazio doveva cercare di addormentare la gara sull'1-0 perché a 5 falli dopo 8 minuti diventava complicato. Invece ha continuato a giocare un po' troppo aperta in fase difensiva, ha concesso troppo e adesso questo 3-0 mi sembra molto difficile da ribaltare, anche se poi onestamente in questo sport c'è sempre la possibilità. Dovremmo vedere sicuramente una marca completamente diversa e una Lazio completamente diversa. Io mi auguro per lo spettacolo che la Lazio perlomeno tenti in qualche maniera di recuperare questa gara, ma deve dare soprattutto più ritmo. E dunque, ricordandovi, avete visto che bene qua dove Jonas è sorridente ovviamente anche per il punteggio, sta giocando anche lui un buon match, ripartirà però dalla panchina in questa seconda parte dell'incontro. Ricordiamo ancora una volta che il primo arbitro è il signor Giuseppe Fornelli di Molfetta, il secondo arbitro è Nicola Gisondi, anche lui di Molfetta. E dunque è praticamente tutto pronto per l'avvio di questa seconda parte di match, ricordandovi che la marca è avanti 3-0 in questa gara, big match possiamo dire, della terza giornata, l'anticipo della terza giornata in diretta su Rai Sport. Sta arrivando il fischio dell'arbitro, eccolo qui con la Lazio che va a centrare questo pallone. Riparte proprio con Nuno, Ippoliti, Nuno, c'è subito il pressing da parte di Bertoni. Bertoni è entrato dal primo minuto in campo, il tocco da parte di Willem, il capitano, palla che se va in fallo laterale, pronto Danieli alla rimessa. Attenzione perché la Lazio ha 4 ammoniti, di cui 2 sono in campo, che sono Ippoliti e Danieli. Eccolo qui, Danieli pronto ad andare alla rimessa, Ippoliti, Nuno. Pressing da parte di Bellomo, c'è anche Bertoni, guardate, non riesce ad uscire dalla propria area con Chico, che adesso pallone per Nuno, ancora per Ippoliti, difficoltà da parte di Danieli, ancora Nuno per Bacaro, Danieli, Bacaro ancora, attenzione Bellomo di fronte a lui, passaggio ancora per Ippoliti, il taglio in orizzontale per Nuno, cerca di far girare palla la formazione della Lazio. Ancora per Ippolito, non riesce però a trovare spazio, dovrebbe trovare un po' più di velocità secondo me. Palla che se ne va sul fondo, il tocco non c'è stato, sarà Feller a rimettere per la marca. Sì, non c'è intensità, gioco molto orizzontale, la palla gira lentamente, passaggi lunghi per cui pericolosi e facilmente intercettabili. Willem deve cambiare molto. Bertoni, il rilancio molto lungo di Willem per Nora, palla che se ne va in fallo laterale, Nuno. Ancora con Ippoliti, parte Bacaro, viene cercato ma è bravo Willem a intercettare questa palla che forse non era troppo profonda, però Willem poi sbaglia il suo passaggio, palla che se ne va sul fondo. Ma quasi sempre lo stesso tema, viene prestato il portatore di palla vicino alla porta di Chico e è costretto a lanciare lungo, c'è sempre una copertura adeguata da parte della squadra veneta. Chico al rilancio, palla molto lunga, il colpo di petto da parte di Danieli, parla però che non riesce a domesticare il giocatore della Lazio, se ne va sul fondo, ancora la rimessa per la marca, proprio Willem il incontro, palla per Bellomo, il tocco, la leggera spinta con esperienza da parte di Ippoliti che fa ripartire Danieli. Bacaro dall'altra parte, Danieli cerca di andarsene da solo, di fronte a lui c'è Willem, bravo a contrastarlo, a recuperare questo pallone, fa ripartire invece la marca, si accentra Willem, tutto solo, bravo però Nuno a mandare la palla in fallo laterale. Sì, buona la difesa della Lazio, qui aveva perso palla, ha preso campo Willem, è stato bravo Nuno a chiudere l'azione. Guardate che giocata da parte di Danieli, riparte dunque la Lazio, Nuno, colpo di tacco per Ippoliti, ancora Bacaro, di fronte a lui c'è Willem, ancora Bellomo, pressing su Ippoliti. Danieli, Ippoliti, palla indietro a Chico, passaggio verso Bacaro, difficile giocare però per la Lazio, la marca fa un buon pressing, toglie gli spazi a disposizione ai giocatori della formazione di Dorto. E si pressa forte il portatore di palla e quasi sempre
il gioco della Lazio risulta orizzontale e quando tenta la verticalizzazione, ripeto, c'è sempre la copertura da parte dei giocatori di Tiago Polito. Feller, un passaggio discoso da parte di Bertoni, ma ancora Willem ripassa la palla in orizzontale per Bertoni. Attenzione però, c'è Nuno, uno contro uno con Nora, guardate Nuno, se ne va da solo, cerca di fare la grande giocata, la palla però se ne fa sul fondo, però che velocità da parte di Nuno. Se qui con esperienza, secondo me aveva quasi commesso fallo su Bellomo, si libera, lo anticipa e tenta la sortita, ma ancora una volta attenti e equilibrati gli altri tre della fase difensiva della marca. Ippoliti vuole portare palla, Chico ancora, di piatto per Nuno, rilancio tagliato in diagonale, però la palla viene recuperata, non era troppo precisa la palla offerta da Nuno per il proprio compagno. Riparte invece la marca. Attenti, Nora. Molto attenti nelle diagonali difensive i giocatori di Polito. Ancora Nora, lo scambio per Willem. Willem che deve offrire di nuovo questo pallone a Nora, di fronte a lui c'è Bagaro, la velocità di Nora, deve tornare indietro, si allarga anche Bertoni, riceve in questo istante il passaggio in verticale per Bellomo, bravo ad anticipare il proprio difensore, ancora Bagaro, da fronte a Bellomo, attenzione c'è il fallo, vediamo un po', c'è però viene dato il fallo contro e il cartellino a Bellomo, anche qui simulazione, si ripartirà col fallo per la Lazio, ecco qui, andiamo a rivedere. Sì, giustissima, giustissima interpretazione arbitrale. Ancora Lazio, Ippoliti per Danieli, proverà ad andare al tiro, una finta, intervento da parte di Bellomo, palla che se ne va in fallo laterale. E ha perso il tempo qua, Danieli doveva calciare, aveva un'ottima occasione, era andato via, ha rubato il tempo, ha messo il corpo davanti sulla parallela, doveva calciare, invece ha tentato di rientrare, Bellomo è scivolata, gli ha messo la palla in fallo laterale. Ippoliti ancora per Nuno, uno contro uno con Willem, si allarga ma arriva il tocco da parte di Willem, sempre molto attento Massimo. Sì, ma soprattutto c'è l'aiuto dei compagni che lo fanno giocare più tranquillo, è molto vicino alla difesa della marca, è difficile per la Lazio passare. Nuno, sarà lui a rimettere in gioco questo pallone, vicino a lui c'è Bacaro, riceve in questo istante, Bacaro Jax, giocatore della Roma, arriva dal boomerang interview. Grande esperienza in campo internazionale, ha vinto molto in Italia, ha vinto anche con la nostra nazionale un campionato europeo. Ancora Ippoliti, di fronte a lui c'è Bellomo, la giocata da parte di Danieli, ma c'è stato il tocco proprio di Nora in fallo laterale. Ancora Bacaro per Ippoliti, ancora Nuno per Ippoliti, posizione centrale, lui un po' il regista di questa squadra, guidata da Daniele Dorto. Danieli, Bacaro. Ancora in orizzontale per Danieli, a doppio di marcatura Bertoni, e Willem, proprio Willem che riparte in velocità, attenzione per Bertoni, si accentra, il passaggio per Bellomo, il tiro, che grande azione della marca. Sì, perché giustamente aspettano la Lazio, l'aspettano gli ultimi 12 metri con attenzione, poi la Lazio siccome fa gioco troppo orizzontale gli rubano il pallone e hanno campo aperto e poi vanno tutti a sostegno dell'azione offensiva, come in questo caso aveva più opzioni la marca e ha scelto Bellomo che poi non ha trovato la porta. Ancora la rimessa per la Lazio, sarà Ippoliti, eccolo qui, a rimettere questo pallone in gioco. Tanto è tornato in campo Fantesele, il giovane talento laziale. Un gol e tre assist decisivi contro il Pescara, ma guardate, Bertoni su un errore da parte della Lazio porta a 4 il punteggio per la marca. In questo l'avevamo previsto, l'avevamo detto, passaggi troppo lunghi, troppo orizzontali, c'è la possibilità concreta di rubare il pallone, di andare a campo aperto, è successo e poi servizio per Bertoni che deposita palla in rete. Questo è un errore banale da parte di Ippoliti, ruba il pallone Nora, bravissimo, sull'uscita di Chico serve Bertoni che deposita in rete. Adesso diventa per la squadra di Daniele Dorto veramente tutto molto difficile, già lo era in precedenza sotto di 3-0, ma adesso su 4-0 a 15 minuti dal termine del match, Massimo dovrà fare veramente un miracolo. Io francamente, da come è vista, come è stata fino adesso la partita, non vedo come possa fare questo miracolo. Vabbè, noi speriamo comunque una reazione. Sì, certamente per lo spettacolo, per la partita, ma chiaramente vedo una marca molto attenta. Grinta incredibile da parte dei giocatori, palla di spalle. Guardate che palla che offre Duarte a Willem, appena troppo lunga, ma applausi del pubblico del Pala Mazzalovo. Come al solito gremito per questo match
della Marca, la Marca che lo ricordiamo ha sfiorato veramente lo scudetto lo scorso anno. Bravo comunque la formazione di Fulvio Colini del Montesilvano. Attenzione, intanto è entrato in campo anche Machado, che prova a mettere dentro i giovani, vuole vedere se c'è la possibilità di una reazione da parte della squadra. Fa bene perché... a questo punto fa bene tanto Fantesele. La palla non tocca nessun giocatore della Marca, lo vedete Duarte il primo piano con Nora adesso alla rimessa, esce dal campo intanto Bertoni, rientra Pablo Esteban Belsito, nazionale argentino, giocatore molto alto, longilineo. Nora per Jonas, c'è anche Jonas in campo, sapete una delle sue caratteristiche è proprio la velocità, quindi potrebbe diventare ancora più pericoloso in una fase del match così con la Lazio magari un pochino troppo sbilanciata. Rilancio proprio per Jonas, il colpo di testa da parte di Machado. Fantesele, ma guardate che errore, Jonas il tiro e cosa si mangia Jonas? E qui ha calciato troppo distinto, aveva più spazio, più possibilità di avanzare. Grazie alla Lazio collateralmente, ma ancora una volta la pressione aveva portato a un recupero del pallone in una zona pericolosa del campo. Nuno intanto chiede tranquillità ai ragazzi che sono in campo, soprattutto a Fantesele e Machado, per loro è comunque un'esperienza importante giocare comunque titolari nel massimo campionato di Serie A. C'è anche probabilmente anche un po' di emozioni, soprattutto per Machado. Sì, ma la spregiudicatezza dei giovani potrebbe essere una soluzione in una partita come questa, visto che non c'erano troppe possibilità. Machado ovviamente è proprio l'esordio nel nostro campionato, quindi ancora di più, insomma, un po' di emozione la sentirà. Beh, una partita così importante, entrare. Ancora Lazio con Bacaro, si allarga Bacaro, prova ad andare alla conclusione, però non riesce a trovare la porta, la palla è molto esterna rispetto a Feller, sulla destra di Feller, si rimetterà con questa rimessa. Rivediamo però la giocata da parte di Bacaro. Sì, bene, per la prima volta è riuscito a liberarsi al tiro, però chiaramente ha dovuto decentrarsi molto e a quel punto il tiro diventa molto più difficile. Eccolo qui Fantasele, se ne va tutto solo, guardate che giocata da parte di questo ragazzino, ma è Duarte con la sua esperienza andare a rubare questa palla, a tornare indietro. Attenzione il pressing, Bacaro manda la palla in fallo laterale. Va bene così, caratterialmente la Lazio che non ci sta, non vuol mollare, c'è un fallo assegnato alla Lazio perché l'ha commesso la Marca, l'arbitro ha lasciato continuare sulla giocata di Fantasele e poi ha segnalato il fallo. 4-0 a 13 minuti dal termine del secondo tempo, a 13 minuti dal termine del match, con la Marca gestendo molo bene questo match della terza giornata di andata del massimo campionato. Marca concentrata, veloce, che ha sbagliato pochissimo in questa serata. Nuno, ecco il giovane Machado che ad andarsene, c'è un perde però il pallone, palla troppo lunga, ancora però la Marca con Belsito, passaggio indietro a Duarte, cerca anche di ragionare la squadra di Tiago Polido. Nuno anticipa e riparte in velocità, vediamo la giocata di Nuno, però perde il pallone, palla che va tra le mani di Feller e fa partire Belsito, uno contro uno proprio con